Ciao a tutti da FFox, questa qui è una nuova arcade di Shin Budokai per PSP, in cui useremo Krillin, potenziale sbloccato magari, e vedremo che desiderio ha Krillin, magari di farsi, non so, crescere i capelli. Non è che gli crescono anche da soli effettivamente a Krillin, quindi non è un gran desiderio. Tra poco lo scopriremo, io lo uso sempre in Tenkaichi 3 Krillin, però qui, cioè in questi giochi qua non l'avevo usato pochissime volte. La più delle volte che lo usavo solamente perché facevo tipo le mod. Beh, non in Shin Budokai, però in Budokai 3 chiaramente. Colpo del sole. Cazzo, è buono però come mossa. È bello comunque ci sono dei personaggi che hanno... C'è solamente loro quella mossa, per esempio appunto qui il colpo del sole. Perché per esempio, no, in... Alzo un po' il volume della musica. C'è una cosa che la Rims spesso fa, che sono dei personaggi che hanno in esclusiva alcune mosse speciali. Chiaramente qui è fatto in maniera portatile e quindi, boh, in un certo senso... Ha più senso che Krillin abbia quella mossa lì, o quelle mosse lì. Beh, comunque in... aiuto. Beh... Perché, boh... Grazie alle trasformazioni e tutto, vabbè, Krillin è ad esempio sbagliato, evidentemente, però... Gli dà la possibilità a questi personaggi qua di fare più mosse. Perché in Budokai 3, per dire che poi il diretto... Questo qua è il diretto seguito, praticamente a livello di... Di uscita. E le mosse erano una, massimo due, escluse quelle finali chiaramente, che erano cerchio avanti o cerchio indietro. E le mosse finali erano comunque dei filmati che sì, vabbè, sono belli da vedere la prima volta, le prime due volte, le prime 10 volte, perché infatti comunque abbastanza bene, però comunque a livello di gameplay veloce questo qui è più... C'è più puntato sul gameplay veloce questo qua rispetto ai Budokai. Comunque i filmati delle mosse sono sempre fighissimi, eh. Per dire, vabbè, appunto, Krillin è l'esempio sbagliato, però il fatto che tu quando ti trasformi cambi anche mossa, spesso, nel caso di Krillin, no, ma nel caso di Trunks della parte prima sì, ti danno la possibilità di mettere un sacco di mosse, insomma, e alcune sono veramente proprio esclusive solamente del personaggio. Ai. Con il Budokai 3 al massimo, cioè avevi una mossa... Che la cerchi avanti. Che culo. Una mossa che la cerchi avanti o cerchi indietro in alcuni casi, non sempre. E se ti trasformavi, a parte rarissimi casi come per esempio Goku e Vegeta di quarto livello, la mossa era sempre quella. Krillin, dove sei stato? Sto ancora digerendo. Potresti andarci piano con me? Ah, botte, ok, a caso. No, che tipo è gelosa e gli chiede dove è stato, se è andato con altre. Sembra che qui possa andare con qualcuna, perché... Non penso che abbia la fila di persone dietro, che palle. Oh, questa mossa qua! Cazzo, però! Qui ha molto più senso che nei Tenkaichi. È fatto molto meglio. Mi sa che non l'abbiamo mica vista nella storia, eh. Nei Tenkaichi quella mossa... Allora, Tenkaichi 3 ancora in Tenkaichi 1 non aveva proprio senso. Cioè, boh, non capivo mai che senso avesse in Tenkaichi 1. Qui... Ha senso ed è anche abbastanza forte quanto ho visto prima. La rifaccio. Eh sì, perché vedete ti colpisce due volte sta mossa. Cioè, il fatto è che Shin Budokai comunque... Anche se è un gioco tipo per portatile PSP inferiore anche agli altri per PS2. C'ha delle mosse che fanno paura.
Ai, aia. Ce la facciamo? Sì. No. Ok, vabbè, chi se ne frega, comunque ce l'ho fatta alla fine. Questo gioco qua, Majin Vegeta può diventare... Cioè, c'è Vegeta che può diventare Majin così a comando, cioè... È una cosa stranissima, come se fosse una trasformazione... Cioè, vabbè, è una trasformazione, ma... Dubito che possa diventarlo a comando, che palle quella mossa lì. Ti faccio l'equivalente di Krillin di quella mossa adesso, eh. Pronto? Fight! Vai! Se riesce a farla bene, viene fuori abbastanza... Cioè, mi sa che bisogna un pochino ammaestrarla anche come mossa. Aia. Di nuovo, vai! Crepa! Ma, cavolo! L'ho preso di colpo! Se fosse stato un giocatore, ci avrebbe preso paura. Trunks? Faccio la presa. Questa presa qua c'è anche in Dragon Ball Evolution. E a quante prese posso fare fino a che non lo riesco a fregare? Faccio tipo Tekken che lo uccido a prese. Ma prese sta funzionando, eh. Oh, faccio un perfect di prese. Stiamo scherzando. Oh, per adesso sta andando bene, eh. Se riesco a fare un perfect di prese. No, dai, non ci credo. Sì, lo so che non è molto leale, ma... Sta funzionando. Cioè, ma svegliati, computer, su. Posso veramente fare un perfect, eh? L'andazzo è quello... Oh, ha contrattaccato. No, è la mia se continua a contrattaccare. Perfect riprese! Oh, perfect riprese ho fatto, eh. Una roba... incredibile. Tecnica zero, chiaramente. ma va... Krillin, che ne dici nell'incontro? Su una mecca abbiamo già appurato che tu sei più forte. Che sei tu più forte, vabbè, quel che è. Che tu sei più forte. Poi gli faccio perfect. Ok, no, come ho detto. Allora, C18 l'abbiamo già combattuta, quindi abbiamo visto che gli scontri speciali sono Krillin e Gohan. Gohan non capisco perché. Quindi, a rigore di logica, essendo il suo migliore amico, è Goku, oppure se la mettono sul drammatico, è Freezer. Ma che schifo! Cioè, credo che sia solo il Super Saiyan per affrontare Krillin. Fanculo. Che poi, l'ho già detto forse, ma... Questo Gohan qua nella serie... In teoria non si vede mai. Cioè, forse se mi ricordo male, forse il super, ma anche lì non credo. Comunque Gohan quando prende quel costume lì ha già il potere mistico, quindi non gli serve diventare Super Saiyan. Forse nel GT, ma non sono mica tanto sicuro, perché nel GT c'è un costume diverso. Cioè costume, c'è un vestito diverso. Oh, siamo tornati alla pari. Ah, lui... Invece fa la camera in avanti, fa distrutto disc, a cazzo, il Kienzan, il cerchio magico. Non ce la posso fare? No! Le palle, dai, ci riprovo. Oh, gli faccio un perfect. Ok, mi sembra più sveglio, però fino a che posso vado. Cosa fai? Non è l'elettrica caricata, ma è venuto male il cerchio avanti. Ecco, potrei fare Jack 3 commentato. L'ho detto anche in un'altra parte. Quello non sarebbe male. Però devo organizzarmi per registrare mentre
mentre, cioè registra la voce mentre registra il video. Che è un gran casino. Non è come qua che basta che. Cioè, è tutto assieme. Devo registrare la voce e poi separatamente il video. Ed è un casino, anche perché. Devo montare tutto, devo essere sicuro che sia sincronizzato. È un casino, però ci posso provare. Quando c'era il Dezio era molto più facile. Cioè, vabbè, facevo comunque due registrazioni separate, ma. Era più facile lo stesso. Perché qua alla fine. Sempre ero sul computer, invece il registratore è esterno proprio. Cioè, c'è l'entrata per il microfono, ma non è un microfono di quelli fatti bene, in cui si sente tutto bene, eccetera. È un microfono un po' scarso il mio. Cioè, in realtà. Aia aia aia. Ma già che non la usi mai quella cazzo di spada, Cole, che cazzo la usi in sto gioco? Però l'ho preso, L'ho tolto comunque tanto, anche se. Non l'ho preso. Aia, al primo attacco. Io lo rifaccio. Ah, sono stanco, no, non ti addormentare, che per favore, non ti addormentare. Capitana. Vai! Anche se era una situazione un po' disperata. Credo che l'ultimo sia Goku, o è questo o quello dopo comunque. Junior? Cosa c'entra? È trascorso molto tempo. Ti va bene se mi impegno al massimo? Aspetta, non voglio morire di nuovo. Persino Rekkaio la prenderebbe male. Che c'entra Junior? Non capisco perché Junior. Poi è che Krillin che c'ha paura che Junior lo uccida. Ma che cazzo? Qua siamo nella prima serie. Cioè, fa sto cazzo di solo a vuoto. Adesso intanto mi scappano nomi americani, però sono quelli che sento qui mentre parlano, quindi succede. No, cazzo, mentre per terra no, ho fatto una minchiata. Poi io faccio male. Lo capisti? Io faccio male. Un calcio nel culo, tac, e cade. Dovrebbe essere l'ultima questa. Sì. Esprimi un desiderio, qualsiasi cosa. Ho raccolto tutte le sfere del drago, ma non ho ancora un desiderio. Continuo a chiederti di riportarmi in vita. Che cosa devo fare? Non hai un desiderio? Aspetta, aspetta, cerco di farmene venire in mente uno. Pensaci prima di evocarmi. Cosa devo fare? Ho una moglie, non sarò io il più forte e non sono egoista. Tempo scaduto, addio. Cosa? Andiamo? Non hai mai parlato dei limiti di tempo. Accidenti, se n'è andato. E ora mi vengono in mente tanti desideri, la solita fortuna. Che cosa se. Da quando in qua c'è non c'è limite di tempo? Da quando? Vabbè, questa qui è l'arcade di Krillin. Anche lui non ha avuto nessun desiderio. Potresti desiderare, non so, di diventare più alto, non lo so. Invece niente. Fox, alla prossima, ciao!